dell'opera a scomputo, che si ricollega un po' a quello che diceva Marcello sull'edilizia residenziale popolare che viene finanziata con i soldi delle nostre tasse, però poi non viene realizzata. L'edilizia convenzionata funziona che c'è appunto questo contratto chiamato convenzione tra il costruttore e il Comune di Roma. Il Comune di Roma dice: io ti do il mio terreno su cui costruire e non te lo faccio pagare, ti potrò chiedere eventualmente un diritto di superficie entro i 99 anni che dura la convenzione, cosa che regolarmente non avviene, e tu mi realizzi le opere di urbanizzazione. Poi quando andiamo a fare i conti tra quello che avrei dovuto pagare io per fare le opere di urbanizzazione e quello che tu mi devi dare col diritto di superficie, insomma, andiamo a fare la compensazione e va bene. In realtà poi le opere a scomputo, le opere di urbanizzazione che fanno un quartiere vivibile, perché sono le strade, gli impianti, il verde pubblico, le scuole, cioè quello che rende un quartiere vivibile, non il quartiere dormitorio dove tu vai solo la sera, ti chiudi in stanza, in casa, che in casa uguale è una stanza più o meno come dimensione, e stai lì praticamente. E questo controllo che effettivamente vengano realizzate queste opere di urbanizzazione non viene fatto perché poi succede appunto che senti chi dovrebbe andare a effettuare il controllo all'interno dell'amministrazione pubblica, che si telefona con l'altro dicendo: no, possiamo far applicare la legge perché sennò le cooperative o i costruttori poverini falliscono, cosa che tra l'altro non è neanche vera, perché spesso e volentieri hanno dei finanziamenti che passano attraverso il ministero, le banche convenzionate con il Ministero per le Infrastrutture e Lavori Pubblici, con dei tassi di interesse bassissimi e coperti in garanzia da dei fondi sempre pagati con i nostri soldi. Quindi, e funziona così. Quindi adesso sul Parco delle Sabine, so che a livello municipale e comunale vi state muovendo, adesso vediamo anche di a livello politico.